Cesare Rispoli, allora il tuo ritorno in campo hai dato solidità alla difesa, è stata una prova tutto cuore, sia tua che dell'intera squadra. Ma fino a ieri, l'ultima terapia, l'ultima di stamattina, non devo nemmeno giocare, se non provare, almeno in riscaldamento. Poi mi sono fatto prendere dal pubblico, dalla partita, e nonostante il dolore, nonostante senza allenamento, perché non mi sono mai allenato quest'anno, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria importantissima per il morale della squadra, della società e di tutte, che comunque non meritavamo quella classifica. Al di là dell'adrenalina che sicuramente ti ha spinto, perché in effetti si vedeva che eri sofferente in campo, a livello di condizione fisico-atletica, quando secondo te rivedremo il vero Cesare Rispoli e soprattutto in che percentuale sei, in che condizione sei, penso che saranno basse, no? Attualmente, secondo me, non sono nemmeno al 10%, visto che dopo 3 giorni di preparazione, dopo una stagione a Lignano Sabbiadoro, sono sceso qua e mi sono fatto male subito. Quindi ho saltato tutta la preparazione, quindi non ho né tono muscolare, ho giocato solo con la foga, con la voglia di vincere e con l'esperienza che mi ha portato a fare tutta la partita, anche giocando da fermo. Oggi secondo me è stata una partita fondamentale perché non so se l'hai vista anche tu così, il Mirto era una squadra briosa di giovani e ha messo anche per alcuni frangenti in difficoltà la Libertas. Come l'hai vista la formazione calabrese? Diciamo che noi in primis siamo giocati a inizio campionato, diciamo tra virgolette un po' handicappati dal fatto che sono mancato io, oggi Caro ha squalificato, che oggi con Caro in avanti una mano in più avremmo secondo me vinto Anche facile. Osvaldo Stigliani, scusami, anche Donato Santarsiero. Donato Santarsiero che non c'è, Taibi gioca infortunato, quindi non siamo nelle migliori condizioni, però quest'anno pensavamo che era un po' più tranquillo dell'anno scorso, invece ci tocca combattere peggio dell'anno scorso perché qua nessuno ti regala niente. Questa squadra oggi era molto rognosa, cattiva, magari tecnicamente non tanto eccelsa, però aveva molta Ragazzi grinta, briosi che briosa, correvano. grinta e hanno dato l'anima. È vero. Grazie Cesare.